Bentornati a tutti ragazzi e benvenuti ai nuovi iscritti, avventurieri della rete, siamo tornati con un nuovo video, in particolar modo quest'oggi parliamo di God of War Ragnarok, perché nello showcase di ieri è stato mostrato un piccolo teaser trailer in cui viene mostrato il logo del titolo e delle enigmatiche frasi pronunciate da Kratos. Ma prima di scendere nei dettagli, come al mio solito, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanellina per restare aggiornati con tutti i miei contenuti e se vi va lasciate anche un bel like di sostegno al canale. Detto questo direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare. Dunque ragazzi, come avevo detto in un mio precedente video, God of War 2, o Ragnarok se preferite, è stato confermato. Esiste e arriverà nel corso del prossimo anno. Ora, il piccolo trailer di circa un minuto mostratoci ieri racchiude qualche segreto che analizzeremo in questo video. In particolar modo le rune che si mostrano insieme al logo e le enigmatiche frasi di Kratos durante il teaser. Partiamo con le rune. Se a primo acchito è il colore a colpire lo sguardo, con un'osservazione più attenta si noterà che anche le rune, che si risiedono sulla raffigurazione di Jormungandr, il serpente che regge l'orizzontalità dell'universo, differiscono dal logo del 2018. Ma cosa vogliono dire queste rune? La parola che esce traducendo la pronuncia in scandinavo antico delle rune in alfabeto latino è Korangar, la quale non vuol dire assolutamente nulla se letta seguendo il serpente dalla coda alla testa. Se però seguiamo il serpente all'incontrario, analizzando le rune nell'ordine di apparizione nel teaser, e leggiamo la traduzione, Korangar diventa magicamente Ragnarok. Non solo dunque il nome del titolo e il principale tema narrativo del gioco sono presenti nel logo, ma anche il significato delle rune stesse ha una chiave di lettura nell'universo di God of War. Le rune, nella cultura scandinava infatti, avevano un significato intrinseco che si discostava dalla mera lettura. Ogni runa andava interpretata e la posizione, normale o inversa, poteva in alcuni casi significare due aspetti differenti. Le rune del logo di God of War 2 indicano degli aspetti ben precisi. Vediamoli insieme. Purificazione, arrivo di un visitatore, viaggio, arrivo di una persona non gradita, menzogna, capacità di controllare le emozioni, fine della vita e ingresso nel regno degli dei, dono e unione affettiva. Partendo da questi significati possiamo ben capire dunque come le rune mostrate hanno a tutti gli effetti un significato coerente con la storia narrata nel primo capitolo. Sappiamo infatti che il viaggio, l'arrivo di un visitatore, qualcuno ha detto il vero finale di God of War, il regno degli dei piuttosto che la menzogna o la famiglia, ricordiamoci che non solo la menzogna è una componente centrale della narrativa che ruota intorno a Kratos, ma è anche un elemento distintivo di una precisa figura del Pantheon norreno. Sono il cuore di questa nuova ripartenza del brand. Postandoci ora sulle parole pronunciate da Kratos, la prima frase consiste in "il tempo è vicino" e la seconda, preparati. Sappiamo bene come queste frasi siano riferite al fatto che il Ragnarok sia in procinto di arrivare. La battaglia finale che nella mitologia norrena causerà la distruzione del mondo per poi farlo rinascere dalle sue ceneri, che vedrà le forze del caos in contrapposizione a quelle dell'ordine. Potrebbe dunque essere già parte di questo capitolo, come suggerisce il nome e i vari indizi sparsi in questi dettagli e nelle ultime scene del primo capitolo. Dunque sarà proprio in questo capitolo che arriverà il Ragnarok, come ci fa pensare il titolo e i molti indizi dati dagli sviluppatori? Dunque, cosa vedremo in questo nuovo capitolo? Beh, ad esempio la lotta con Jormungandr, il figlio di Loki nella mitologia e figura già presente nel primo capitolo di God of War, battaglia leggendaria che potrebbe vederci lottare con Thor sul dorso del gigantesco serpente o addirittura insieme ad esso. Un altro mito interessante potrebbe essere la vicenda legata ai capelli di Sif, ovvero la moglie di Thor. Un attacco diretto a Thor è poco probabile, soprattutto nelle prime fasi del gioco. Dunque, perché non agire in maniera più subdola? Colpendo gli affetti? Leggenda vuole infatti che la famosa chioma bionda di Sif venga rasata proprio da Loki come gesto di affronto nei confronti di Thor. La rabbia del figlio di Odino venne calmata solo con la promessa del Trickster di far costruire una chioma dorata ai nani Brock e Sindri, i fabbri degli dei. Il mito che narra l'origine della capigliatura di Sif per indicare l'oro potrebbe essere un modo originale di integrare Thor e i nani già presenti nel primo capitolo all'interno del nuovo arco narrativo. Le gesta e le storie che hanno una possibile appeal sono tante e sono sicuro che il lavoro di studio svolto già dal titolo del 2018 e spiegato da Corey Barlock sia un'ottima base anche per questo nuovo capitolo. Beh, ricordiamoci dei regni ancora non visitati, che spero verranno approfonditi e mostrati in tutta la loro bellezza.
sicurezza. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa vi aspettate voi da questo nuovo God of War, le vostre teorie, proprio qua sotto nei commenti. Detto questo, io ancora una volta vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, spuntate la campanellina per restare aggiornati con tutti i miei contenuti e lasciate un bel like di sostegno al canale. Detto questo, da Robinson Crusoe III, adesso è solo, per adesso è tutto, un saluto e alla prossima.